Il libro di Reiklin ha una grande ricchezza e si può, come peraltro questa presentazione già dimostra, prenderlo da vari versanti. Io lo prendo da quello che mi è più congeniale, cioè quello del lavoro, ma anche a partire da una considerazione, che non sono molti i libri che riflettono sulla crisi della sinistra e su cosa dovrebbe fare la sinistra a partire dal tema del lavoro. E cogliendo quello come il punto su cui si può avere, come dire, autocritica o rilettura della storia, ma soprattutto si può avere il punto su cui ragionare per avere un nuovo pensiero. E facendo questo salto altri due temi che però vorrei nominare perché credo che siano molto importanti e segnano anche uno dei tanti problemi che noi abbiamo, che è la progressiva riduzione della complessità dei temi, perché nella logica dell'informazione del minuto e della notizia che muore subito dopo tutto va semplificato, mentre invece il mondo è un po' più complesso, anche il nostro mondo. Per questo volevo nominarne altri due, uno quello del Mezzogiorno. A un certo punto Reiklin dice: il Sud percepito come un peso, conseguenza di una questione meridionale non risolta ma abbandonata. E io credo che quando si ragiona, ne hanno ragionato prima, del rapporto tra politica nazionale e politica europea o del mondo, senso o non più senso della nazione rispetto alla sovranazionalità, l'Europa in primis, al mondo poi, non vorrei che qualche volta noi dessimo per scontato un'unitarietà di ricostruzione dell'idea di nazione perché non riusciamo più a pensarci come un'unica nazione e in qualche modo in quell'idea di passare la mano stiamo separando un paese e i relativi destini. E la seconda cosa che vorrei nominare prima di parlare di lavoro è il riferimento all'egoismo sociale, perché in questa stagione io quasi quasi mi auguro, pur sapendo che sarebbe durissima, di essere al 25 luglio. In qualche momento ho il dubbio che in realtà siamo alle premesse di una lunghissima agonia, non di un'agonia di tipo breve. Però è certo che siamo alla crisi politica di questa maggioranza. Ma detto che siamo a quella crisi politica, io non sono certa che siamo alla crisi politica del berlusconismo, inteso come cambiamento del comportamento sociale delle persone, inteso come cambiamento intervenuto nel ragionare come individui e non come collettivi, inteso nel cambiamento intervenuto nell'introduzione di divaricazioni e diseguaglianze profondissime, che sono quelle per cui è più facile vedere nell'altro un nemico che non un compagno di strada, che sono quelle per cui è più facile immaginare che da soli si è più forti e magari più furbi e non invece la ricostruzione collettiva. Cioè c'è anche un tema che è rimontare, se si vuole immaginare un mondo differente, che è rimontare da una frammentazione che non è solo la frammentazione del lavoro, la frammentazione del territorio, è anche la frammentazione del pensarsi collettivo e dell'ognuno per sé, e dentro questo dei fenomeni di contrapposizione che spesso emergono anche con qualche pesantezza. E quindi riprovare a ragionare di come è intervenuto l'egoismo sociale, secondo me provare a ragionare del perché c'è bisogno di un profondo lavoro di riconquista a un'idea differente, di cui fa parte, ma ne parlava adesso il professor Galli, esattamente il fatto che bisogna avere l'orgoglio di dire che una sinistra c'è e può avere senso ed ha senso, e che quando si dice che non c'è più distinzione, in realtà si nega la funzione della politica, almeno di quella in cui noi abbiamo, come dire, tutti creduto in questi anni. Che vuol dire
direbbe Reichlin, dice Reichlin nel suo libro, una nuova soggettività della politica, che è fatta di riconquista, che è fatta di pensiero, che è fatta di essere tra le persone e non di fare perennemente delle gare su qual è il nome migliore. È idea di progetto, di pensiero e non idea di leader, perché qui c'è il pezzo della critica moderna e dell'ultimo periodo, quando si è pensato che si poteva sostituire all'analisi e alla proposta il fatto che c'era un condottiere, qualunque esso sia, un sindaco, un presidente di regione, un premier, ma un'idea di risoluzione nella persona di ciò che invece era grande movimento e doveva essere grande movimento collettivo. Dicevo però, il tutto parte e è attraversato nel libro, tra le tantissime cose, dal ragionamento sul lavoro e da una frase che io vorrei riprendere, perché secondo me è quella che dice del momento in cui del pensiero sul lavoro si è passati da un'elaborazione autonoma in qualche modo all'essere subalterni a quanto avveniva. Dice a un certo punto Reichlin: e se l'orizzonte è solo quello di una cultura liberista che affronta la questione della giustizia sociale come un problema di pari opportunità, le classi subalterne tali resteranno per sempre, giacché esse, per ragioni di nascita, di famiglia, di cultura, di luoghi, non possono godere di pari opportunità. La rappresentanza politica finisce così con l'essere affidata solo al ceto politico le cose che vediamo. Questa idea che se si liquida il problema della giustizia sociale come il fatto che la diseguaglianza la si può ridurre o cancellare unicamente offrendo a chiunque le pari opportunità è negare le ragioni delle differenze che ci sono e della costruzione delle ragioni che hanno costruito le diseguaglianze precedenti. E qui siamo al punto. E poi si può, bisognerebbe discuterne, ragionare se, come dice a un certo punto Reichlin, lo scambio tra sicurezza e subordinazione alla catena è il compromesso unico che caratterizza la stagione dell'industrializzazione del nostro paese, o se anche qui forse ci sono più cose, però è indubbio che una cosa è la ricostruzione di un punto di compromesso che riconosce una condizione e decide che cosa la scambia, per altro è l'idea che tutti sono nelle stesse condizioni se non si rimuovono le diseguaglianze che ci sono in origine. È la negazione delle differenze che porta a dire che si può essere tutti flessibili e precari. È la riduzione della differenza, la non visibilità della differenza che porta a pensare che il lavoro alla catena può essere il colpevole della non competitività di un sistema, perché tutto è giocato sempre sul fatto che è il punto finale l'unico giudizio, non tutta la storia che complessivamente porta alla costruzione della diseguaglianza. È l'idea che appunto non si riduce a diseguaglianza e non la si legge, che non permette di vedere che una politica di sole pari opportunità ha penalizzato le lavoratrici di questo paese e penalizza il mezzogiorno rispetto al nord, perché dove stanno le pari opportunità tra una giovane donna che nasce in Emilia e una giovane donna che nasce in Sicilia? Qual è il punto in cui si determinano le pari opportunità? E allora il tema che viene proposto e che sta poi nella declinazione di questo nuovo umanesimo di cui si parlava anche poco fa, è qual è il nuovo punto di lettura del lavoro? Perché se non è la pura indicazione che delle pari opportunità determinano, se quindi il riconoscimento che diseguaglianze ci sono e che la parola uguaglianza ha ancora senso per tutti noi,